celebrazioni in onore di Pasquale Stanislao Mancini, cittadino di Castel Baronia, e una delle colonne che ha sostenuto il risorgimento e che poi ha aiutato a fare l'Italia. La importanza del personaggio ci vede qui tutti insieme a Castel Baronia per onorare la sua patria. E io adesso passo la parola al sindaco di Castel Baronia, Martone, per il benvenuto. Buongiorno e benvenuti a tutti voi. E indubbiamente per me e per il paese che rappresento un grande onore e motivo di orgoglio poter celebrare insieme a voi il nostro illustre concittadino Pasquale Stanislao Mancini, di cui Castel Baronia è fiera di aver dato i natali. Porgo un doveroso saluto e ringrazio le autorità che hanno voluto con la loro presenza dare il giusto valore a questa importante manifestazione, preludio di un progetto ampio e articolato sulla prestigiosa figura del nostro illustre concittadino. Verso le parole degli illustri ospiti e con il piccolo opuscolo della biografia di Mancini che abbiamo consegnato a tutti voi, ci proponiamo di far conoscere ai giovani la figura di un grande personaggio molto vicino a noi, il nostro illustre concittadino. Chi era Mancini? È difficile parlare di questa grande figura. Uomo dalla cultura immensa, personaggio poliedrico, protagonista insieme all'altro grande alpino Francesco De Sandis del periodo storico più importante e controverso della nostra storia, l'Unità d'Italia. Fin dalla giovinezza, Mancini mise in mostra le sue particolari doti di intelletto, dimostrandosi abile poeta e musicista, senza mai tralasciare il diritto che caratterizzò la parte prevalente della sua vita. Attraverso l'attività forense, Mancini cercò sempre di esprimere due dei suoi tratti di carattere più marcati: l'indipendenza dell'animo e l'impulso invincibile a lottare con coraggio a tutela dei deboli. Il principio di nazionalità fu al centro delle riflessioni di Pasquale Stanislao Mancini, che soprattutto attraverso il magistero svolto all'Università di Torino a partire dal 1851 diede un apporto decisivo anche sul piano delle ricadute politiche alla costruzione in chiave giuridica dell'idea di nazione con gli importanti interessi che ne costituirono sul piano internazionale. Ritengo che queste celebrazioni sia di Mancini che di De Sanctis portano alla nostra infinia una grande opportunità. Due giganti: uno nel campo giuridico, padre del diritto internazionale, riferimento non solo nazionale, ma di ampio respiro europeo. L'altro parte della letteratura italiana, entrambi fini politici e protagonisti dell'Unità d'Italia. Il percorso sulla figura di Mancini, partendo dalle specifiche peculiarità storico-culturali, se da un lato vuole far conoscere la valenza del personaggio, dall'altro si pone come obiettivo quello di ricercare, rileggere ed interpretare il grande patrimonio di personalità, di risorse e di beni culturali che possono contribuire allo sviluppo e alla crescita culturale delle nostre aree. I nostri paesi, come il presente, non vorremmo che questi momenti fossero solamente celebrativi e poi calassero in silenzio. L'intento dell'amministrazione è quello di creare un centro di documentazione giuridico-letterario sulla figura di Mancini, un polo culturale di riferimento che si espanda oltre i confini locali e provinciali. A tale scopo è stato redatto un progetto per accedere ai finanziamenti per la sistemazione della casa natale del grande personaggio. È un fabbricato gentilizio che ha subito varie vicissitudini, ma ormai è acquisito al patrimonio comunale. E coltiviamo la speranza di vederlo presto restituito al suo splendore per conferirgli un ruolo importante come ha avuto nel passato. Ringrazio ancora tutti voi per l'attenzione. Italia, Italia.
Un caloroso benvenuto a tutti voi da parte mia e da parte del Comitato per le celebrazioni del bicentenario nominato dal Comune di Castelbarone. Appuntamento che sono sicuro resterà nella storia come tutti gli altri tenuti sulla figura di Mancini. Permettetemi prima di tutto di rivolgere un caloroso saluto a tutti presenti, in particolar modo ai relatori seduti al tavolo che è già il sindaco a salutare. Un saluto caloroso agli alunni delle scuole, ai loro dirigenti scolastici, benvenuti, e ai ragazzi del liceo Mancini di Avellino che sono venuti da tanto lontano per conoscere, cosa che peraltro sono sicuro che già sanno, chi era colui di cui porta il nome il loro istituto. Nella qualità di coordinatore del Comitato per le celebrazioni del bicentenario della nascita dell'illustre giureconsulto, mi sembra doveroso farvi un minimo resoconto sull'attività dello stesso e il percorso che si intende fare. Come tutti sapete, l'anno 2017 ricorda il bicentenario della nascita dello statista, giurista Pasquale Stanislao Mancini, cittadino di Castelbaronia. Azione di tutte le società civili del mondo, di assemblee e di sovrani. Io mi limiterò a citare solo alcune considerazioni di carattere, diciamo, più che altro familiare, che mettono comunque in risalto la grandezza della personalità di colui di cui stiamo parlando. Ingegno precocissimo e salute non vigorosa, un po' viziato perché figlio unico, un bambino di 10 anni si avviava in collegio, anzi in seminario, scendendo dalla nativa Castelbaronia ad Ariano Irpino. Abbandonava così le tenerezze di una madre giovane che aveva riversato sull'unico figlio Pasquale, Stanislao, Nunzio, Patrizio, Pasqualino e gli amici tutta la ricchezza di una non comune erudizione. La famiglia Mancini era aperta a sapere, ma di vice di principio, devotissima alla Chiesa. La madre era chiusa in un opuscolo dei consigli per vivere una vita giusta e dignitosa intitolata avvertimenti a mio figlio. Egli portò sempre con sé. Ammoniva tra l'altro, ama la tua patria, ciò vale amare gli abitanti più che il fisico della città. Rivelati gli strumenti fondamentali che gli hanno consentito di raggiungere mete così elevate. Questo perché pensiamo che i giovani abbiano bisogno di modelli che, particolarmente oggi, possono essere motivanti e coinvolgenti per la nostra migliore gioventù. Mi avvio alla conclusione ricordando a voi tutti che le celebrazioni del centenario della morte dell'88 abbiamo avuto la presenza del Presidente della Repubblica, di padre Presidente Spadolini e tanti altri costituzionalisti, tra cui il professor Giuseppe Soldaro e il professor Ortensio Zecchino, i quali vanno affettuoso saluto perché in quell'epoca io insieme a loro ho presenziato i lavori perché ero sindaco e quindi è stata una grande emozione partecipare a quella. Quella fu l'occasione migliore per far emergere i valori innegabili di una personalità da multiforme ingegno. Oggi noi sindaco ci auguriamo di poter ripetere, e sarà un po' difficile, una celebrazione analoga, e credo che siamo partiti bene. Qui vogliamo esprimere la mia soddisfazione tutta a quella del sindaco e dell'amministrazione comunale per l'impegno profuso fino ad oggi dal comitato. Io ringrazio alcuni componenti sono in sala, altri arriveranno, perché hanno dimostrato una particolare attenzione alla nostra iniziativa dando loro la loro piena disponibilità. Permettetemi una menzione particolare doverosa farla nei confronti di alcuni eredi di Mancini che si sono dimostrati particolarmente sensibili e disponibili a fornire materiale inedito. Mariano Bucchini, il sindaco, ci ha regalato non solo questa fotografia ma tutti quei libri che stanno su quel tavolo, quindi veramente dobbiamo ringraziarlo. Dovete sapere che comunque la moglie di Mariano Bocchini è una viola, quindi è una discendente della casa Mancini. Io concludo il mio intervento con un messaggio ai miei. Vedete, mi sono chiesto, ma Mancini cosa direbbe stamattina ai giudici?
egli vi direbbe: studiate con la mente e col cuore. E poiché lo studio è il nutrimento più importante che abbiamo della mente e dello spirito, e una grande mente e un grande cuore si possono elevare solo attraverso grandi passioni. La prima grande passione di Mancini è stato lo studio, e questa nobile passione egli l'ha coltivata ed elevata proprio vivendo qui, nel luogo dove siamo noi adesso. E sono sicuro che il suo spirito questa mattina aleggia soddisfatto intorno a noi. Grazie, grazie ancora. Grazie al Presidente della Commissione per il sentito intervento, e adesso, per liberare il campo e poi consentire ai giovani, quando sarà il momento, di rientrare nelle proprie scuole di provenienza, perché ci stanno motivi di tempo, diamo di nuovo la parola a loro. Mi sembra che la scuola media di Carife, che deve esibirsi, che deve fare qualcosa, io non so che deve fare. Cari amici di Pasquale Stanislao Mancini, cari amici di Laura Beatrice Oliva Mancini, lo voglio associare tutte e due perché oggi voi sapete che ricorre l'anniversario dell'unità, nel senso che è l'unità della patria, e quindi queste due figure sono veramente straordinarie. E parto proprio dalla musica, dicendo, perché io parlerò di Mancini educatore. Mancini e Bellini avevano erano molto simili, e quindi c'è un aneddoto che voglio dire, farà anche ridere. Mancini presentò proprio questa romanza a Bellini, la somigliavano come una goccia d'acqua da giovani, e Bellini disse: tu che sei, fai il Bellini del foro, alla musica ci penso io. Questo per dire che, al di là della grande straordinarietà dell'enciclopedismo di Mancini, però Mancini, avete visto poi, e questo dovrebbe essere un compito per tutti, quella tomba. L'ultimo pensiero di Mancini è stato quello per la sua terra. Era nel febbraio del 1888. Gli fu chiesto dalla provincia di Avellino, perché allora si inaugurava la rete elettrica, un pensiero, e allora Mancini era febbricitante e volle mandare questo saluto all'Irpinia, dicendo che non poteva partecipare, che avrebbe anche inviato, come inviò, un sonetto inedito della sua Laura Beatrice. Dice così: un voto, amo l'umanità, adoro l'Italia, ma il mio diletto nido natio, e l'aspetto dei patrimoni e delle amenevali irpine, ove respirai le prime aule di vita, ove appresi a pensare, ad amare, ad elevare le prime volte uno sguardo temerario all'immensità dei cieli, per interrogarmi i misteri dell'infinito, ove intorno a me, favello del 1888, precedentemente la giunta si era riunita per mandare una corona di fiori, e poi si preoccupò stanziando 1.000 lire per tutte le celebrazioni, deliberando il busto
che fu inaugurato poi nel 1904. Cari giovani, i bambini della scuola hanno voluto così rappresentare con queste due disegni. La prima è Mancini, è una satira del Pasquino, che è chiamato a sollevare la magistratura, e questo è simbolo, diciamo, di sollevare anche la identità della patria, ma anche la gioia di poter amare questa nazione come l'ha amata lui. E poi quest'altro che lasceremo al comune, questo è stato fatto dai bambini di seconda elementare, quindi è il ritratto più famoso di Mancini, era, si può dire, della mezza età, e che è più ricordato, e lo troverete nella mostra che vi chiederò a visitare, in un daguerrotipo di Ariano, quando venne nel 1875 ospite della famiglia Vitoli, di cui ringrazio l'ingegnere Cozzo e Giovanni per aver donato anche le loro carte, per adesso in copia fotografica. È bello poter scoprire queste due figure. Ricordiamoci, accanto a un uomo c'è sempre una grande donna, e vogliamo ricordare Laura di Adelio Oliva, e grazie per Antonio. Grazie, auguri. Di nuovo il ciclo con la scuola, vorrei invitare al tavolo il vicario del vescovo Monsignor Don Antonio Bruno. Si dice il bello della Milena. Allora un saluto a tutti, reiterato. E porgo anche il saluto del Vescovo, il quale, essendo ai primi mesi del suo servizio pastorale, viene invitatissimo per ogni iniziativa, e tante volte si trova già ad aver deciso dove partecipare ed è costretto a rinunziare ad altri inviti, per cui stamattina si trova ad Avellino per l'inaugurazione del Tribunale Ecclesiastico. Avellino non l'ha mai avuto, però con il voto proprio di Papa Francesco nelle diocesi, in tutte le diocesi nasce il Tribunale Ecclesiastico, non solo nelle più grandi. Quindi la nostra scuola, il liceo Mancini di Avellino, ha anche la redazione di un giornalino scolastico appunto dedicato a Mancini, il Tiri Mancini, e su un articolo che adesso vi leggerò si può capire quanto le idee del Mancini siano attuali. Fuggito esempio di versatile ingegno, il nostro insigne conterraneo Pasquale Stanislao Mancini indicò alle genti la strada maestra per una pacifica convivenza. Certezza del diritto e rispetto tra le nazioni costituiscono la base fondante su cui costruire la pace nel mondo. A ciascun popolo le sue leggi, a ciascuna nazione il suo Stato. Grande risonanza ebbe nel 1851 la prolusione che pronunciò Mancini sul principio di nazionalità degli Stati, quando fu istituita per lui e per la prima volta in Italia la cattedra di diritto internazionale presso l'Università di Torino. In sintesi, la sua grande intuizione, l'autonomia delle nazioni. Thank you.
del quasi silenzio. Sono abituato a, il signor provveditore, come si chiamava una volta, legge no, così non batte, legge no. I ragazzi, e sono due righe, in effetti mancava un busto un po' dappertutto, c'erano tante figure. Noi nel 2009, quando è stato anche composto quell'articolo di lettura, alla presenza c'era Famiglietti qui, ma c'era anche l'onorevole Zecchino e Tesauro, che venne a fare una grande cosa. Allora, si fuggito richiama i concetti già espressi, fuggito esempio di versatile insegno, ingegno, Pasquale Sacro Mancini indicò a Leggeri la strada maestra per una pacifica convivenza. Certezza del diritto e rispetto tra le nazioni costituiscono base fondante su cui costruire la pace del mondo. A ciascun popolo le sue leggi, a ciascuna nazione il suo Stato. L'attuazione del principio di nazionalità favorisce la pace, o almeno l'assenza di guerra. Oggi la nostra società, complessa e globale, richiede una solidarietà internazionale, mondiale, totale, che non consente egoismo. La sopravvivenza dell'uomo sulla terra può essere garantita soltanto dalla sicurezza per tutti e dall'affrancamento dall'indigenza e dal bisogno per ciascun individuo, nel rispetto totale per la persona, per tutti gli esseri viventi e per i luoghi dove si celebra la vita. È Mancini. Grazie. Il preside di Grotta Pinarda. C'è l'intervento di un alunno che viene a rappresentare Grotta Pinarda. Questo convegno è stato l'occasione per approfondire la figura di Pasquale Stanislao Mancini e abbiamo riscoperto, io e i miei compagni con la nostra docente italiano, importanti spunti di riflessione attraverso la lettura della sua biografia. Poco hanno a che vedere con i fatti pratici del Mezzogiorno, che all'epoca si andavano sempre più aggravando, considerate che l'Unità d'Italia ha aggregato abbastanza tardi. Io non voglio adesso dire io di quello che accadde per la ferrovia, perché comincerebbe un'altra polemica che non finisce mai. Il plastico dell'Istituto Comprensivo di Castel Baronia, professore Valentino Stati. Guardo anche lui. Sì. Sì. Intanto un benvenuto veramente caloroso a tutti al tavolo della presidenza, perché il protocollo me lo impone, ma ho il piacere di poterlo fare in una cornice così, così degna, così ben rappresentata, così altamente rappresentata, devo dire. Non scendo nei particolari perché tutte le varie espressioni della nostra società sono estremamente ben rappresentate, quindi ve ne sono grato di questo. Sarò ligio alla consegna che mi viene data per quanto riguarda tempi e quindi cercherò di sintetizzare al massimo quelle che sono state delle riflessioni che ho fatto, anche perché io non ho una tematica precisa, non ho una consegna, non ho una relazione alla quale obbedire, ma questo da un lato mi porta ad essere un tantino più libero, ma dall'altro mi impone anche necessariamente di non divagare, di non sconfinare, visto che lo hanno fatto chi mi ha preceduto, cercherò di farlo anche io. Però consentitemi di poter recuperare due o tre riflessioni, ecco perché io mi sono affidato a recuperare le riflessioni o i giudizi critici che autorevoli personaggi hanno espresso nei confronti di Mancini. Intanto mi ricollego a quello che diceva il ragazzo poc'anzi, perché anche questo avevo messo tra le mie riflessioni, perché tutto sommato il Mancini, ahimè, è un monito inconcluso per adoperarsi all'incremento della scienza, e nel
in un tempo il miglior modo di servire la patria accrescendone la forza e il lustro, e il miglior modo di servire l'umanità che soprattutto mercé la scienza si leva arbitra sulle altre forze del mondo. Mancini è questo gigante. Grazie. Grazie al presidente Stanco per la brillante interpretazione di Mancini. Infatti Mancini è vero che non ha determinato granché per la sua terra, ma è anche vero che noi non lo dobbiamo celebrare, o non dobbiamo in generale celebrare chi ci fa il ponticello, chi ci fa la strada di Campania. Mancini è un'idea, Mancini è uno dei più grandi della storia giuridica ma anche rinascimentale. E la storia giuridica, ancora per Enrico Pessina, adesso passo la parola al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, sempre attenta alla cultura e alla gestione delle cose di scuola, dottoressa Rosa Grano. Grazie, io rispetterò la consigna. Però di casa bisogna lasciare più spazio, invece per me devo dire che diventa forse anche un po' difficile fare una sintesi o trovare qualcosa di nuovo rispetto a quello che è stato detto, però io mi sforzerò, tenterò di essere perlomeno coerente con quello che mi è stato attribuito. Io devo dire, sono molto contenta perché i ragazzi hanno dimostrato veramente di essere degli abili investigatori, ed è quello che credo sia poi la missione della nostra scuola, non tracciare in termini assoluti la biografia, quindi imparare il da opere e i miracoli sono. Quelli ci servono perché sono indicatori di contenuto. Di riflettere tutti i giorni su una politica che non è fatta di elementi specifici, ma di elementi collettivi, per dare a loro questo protagonismo. Quindi continuiamo in quest'opera. Io sono convinta di, come diceva il Presidente Caminetti, che anche tutta la provincia si interrogherà sui Mancini. Un meridionalista magari in particolare? Va bene, cercheremo di stabilire anche la sua posizione all'interno di questa particolarità, ma sicuramente sarà oggetto di discussione nelle nostre scuole, perché ripeto, il pensiero, al di là di quello che può essere un pensiero locale, appartiene a un pensiero planetario. Grazie. E credo a questo punto che con la scuola alla quale era dedicato oggi questa prima riunione per l'organizzazione generale delle celebrazioni di Pasquale Stanislao Mancini, passiamo alla politica, che comunque è attenta anche ai problemi. I politici sono colleghi di Mancini e quindi sono anche loro attenti ai problemi che ci affliggono. La parola a Domenico Gambacorta, che è presidente della provincia di Avellino. Grazie a Carmine Famiglietti e grazie a Felice Martone per questa bella occasione che ci danno di celebrare il 199esimo anno della nascita, e quindi questo anno intero di celebrazioni che abbiamo qui davanti per ricordare una straordinaria figura della nostra provincia. Questa non è la festa di Castelbaronia, se mi permettete, è la festa di un'intera provincia che deve celebrare uno dei suoi figli migliori. Di questo figlio possiamo innanzitutto ricordare questa precocità straordinaria. Avete visto, si laurea a 18 anni, a 33 pronuncia questo discorso sul principio della nazionalità, essendo già professore ordinario non a Napoli, ma appunto per le vicende legate
ai problemi dell'Unità d'Italia, che non c'era ancora, addirittura a Torino. E poi ministro dell'istruzione, se volete un breve periodo, ministro della giustizia e degli esteri di Castello De Previs, quindi voglio dire con un grande protagonista della nostra storia post-unitaria. Mi faceva anche piacere ricordare come si veniva eletti allora, perché insomma questo non c'era scritto nella biografia. Votavano poche decine di persone, non poche centinaia, poche decine di persone, in un collegio uninominale che aveva come sede Ariano Irpino. Io nella mia stanza di sindaco ho un bellissimo ritratto di Mancini, che tu hai visto altre volte. Abbiamo anche un busto all'ingresso del palazzo comunale. Poche decine di persone, perché tolte le donne che voteranno poi nel 1946, sì, un po' di anni dopo, ma poi c'era una sorta di redditometro, c'era l'ISEE dell'epoca, per cui quelli poveri non votavano, quelli che non avevano censo non votavano, una cosa un po' da impero romano da questo punto di vista. E quindi si veniva eletti con 60, 70, 80 voti, si diventava parlamentare. Ovviamente votavano in comitato o ad una università, perché gli studi di Mancini conservano la loro attualità, non soltanto appunto nel diritto internazionale, e dunque questa, quale migliore occasione di questa per ricordare uno straordinario protagonista che è di Castelbaronia, è nativo di Castelbaronia, ma che appartiene a tutto il Mezzogiorno, non solo il Mezzogiorno. Grazie a Felice per questo lavoro che avete cominciato a fare, grazie a Carmine per quello che farete per riportare Mancini e il ricordo di Mancini in questa provincia. Ferdinando aveva concesso la Costituzione e si apprestava già nell'anno a ritirarla. Mancini si mise a Napoli a difendere tutti i patrioti, questo fece attirare moltissimo le gente. E quindi contro di lui fu spiccato un mandato di cattura. Si salvò chiedendo asilo al Piemonte e fuggendo con una nave francese. Quindi ha preso parte, visto che faceva parte dei deputati della Repubblica, cioè della Repubblica, del Regno di Napoli, e quindi lui si schierò dalla parte degli ortodossi. Questo ovviamente non ha fatto granché. E questo è pure vero. Però in questa terra Mancini c'è venuto poco, è nato, è stato fino a 10 anni, ma molti anni ha trascorso nel seminario di Ariano Irpino, dopodiché è andato via, veniva ogni tanto per salutare la famiglia, ma i suoi familiari, la madre, stavano qui. Quindi qualche giorno fa, discutendo con un componente del comitato, si parlava del fatto che Mancini, l'idea, il suo animo, la sua capacità è nata qui, si è formata in questa terra. E poi ovviamente dopo la scintilla è servita il grande cuore, però la scintilla è nata qui, Castelbaronia, quindi questo fatto ci onora e ci vede qui riuniti e ci vedrà ancora, e speriamo che il Presidente della Repubblica ci farà visita durante le celebrazioni. E adesso la parola per le conclusioni alla dirigente presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio. Un ringraziamento. Vabbè, è anche normale, se no era tutto perfetto, quindi il microfono non doveva funzionare. Un ringraziamento a Felice Martone, a Carmine Famiglietti e a tutti, sia al tavolo dei relatori, ma io dico un ringraziamento particolare ai ragazzi che sono qui, perché hanno approfondito da varie angolature, tra l'altro, il pensiero e il patrimonio culturale che Mancini
ha lasciato in eredità, guardate, non alla provincia di Avellino, non alla regione Campania, ma al mondo. Perché io ho compreso, insomma, quello che diceva il ragazzo rispetto al fatto che Pasquale Stanislao Mangino poi rispetto al territorio forse non ha fatto abbastanza, ho compreso, però credo che il pensiero di oggi deve andare ben oltre il ragionare così. E lo dico perché vado ad attualizzare un attimo poi con i dati dello Svimez, dell'Istat, ci dicono ancora oggi, proprio di questi giorni, che mentre il nord cresce, il divario tra nord e sud aumenta, il sud non cresce. E io sono convinta che lo fosse 200 anni fa, ma anche oggi, che o il problema del mezzogiorno diventa realmente un problema nazionale, o se no, nonostante la cassa del mezzogiorno, che è stata un'idea interessante, se lo releghiamo a un ragionamento che attiene a pezzi del paese, il mezzogiorno non crescerà mai. Il mezzogiorno è una questione nazionale. E quindi il parlamentare, il ministro di Milano, di Firenze, il presidente del Consiglio deve introiettare fino in fondo la questione del mezzogiorno che attiene allo sviluppo generale del paese. E quindi in questo senso credo che, insomma, Pasquale Stanislao Mangino è stato molto più attivo, è stato un precursore rispetto ai tempi. Guardate, io mi appuntavo. Insomma, e mi è molto piaciuto che la ragazza del liceo di Avellino lo avesse messo in evidenza, come questo pensiero, per quanto riguarda per esempio le immagini strazianti che ci giungono in queste ore dal Mediterraneo e che scrivono tanto con il diritto delle genti, fosse un pensiero che 200 anni fa rispetto al diritto delle genti Pasquale Stanislao Mangino aveva messo in campo. E aveva messo in campo anche, seguendo un po' ciò che era stata la visione di Vico, importanti processi storici, quello di un sistema comunitario basato sulla libera circolazione delle persone. Oggi, alle soglie del terzo millennio, noi pensiamo di rivedere il trattato di Schengen. Mi stacco con le giovani generazioni, poi attraverso la politica, io sono presidente del Consiglio regionale della campagna, abbiamo scherzato, non della giornata, insomma, le leggi, facciamole. E se facciamo una buona o una cattiva legge, che la nostra regione leggi si attengono alle competenze della regione, che poi ci sono del governo, i cittadini staranno bene, staranno male, avranno sempre le leggi, sono leggi che rispondono ai bisogni e agli interessi dei cittadini. E allora il distacco con la politica è sbagliato perché delega ad altri, invece noi dobbiamo riappropriarci della funzione della politica, dobbiamo fare in modo che chi non esercita con disinteresse, chi non esercita la politica come servizio, da interessare di studio e di ricerca, credo che sarebbe utile questo anno di vedere di fare anche con ragazzi in aula, delegazioni di ragazzi delle scuole della Campania, visto che poi Mangini ha vissuto a Napoli, lì è sepolto, di fare con i ragazzi in aula del Consiglio regionale della Campania un incontro e anche, insomma, diciamo, una pubblicazione come questa che possa far conoscere davvero alle giovani generazioni questa straordinaria figura, certo di Castellarolina, certo di Virginia, ma soprattutto questa straordinaria figura della democrazia italiana. Grazie. La vicepresidente dell'Istituto Mancini di Avellino, delegato al presidente Stone. Allora, porgo il saluto da parte della preside della dirigente scolastica Agnes, del liceo scientifico Mancini. Sono la professoressa D'Agostino, voglio concludere i lavori, penso che sia l'ultima in mia scaletta, per invitarvi alla conclusione di quest'anno dedicato al bicentenario della nascita che si verificherà presso di noi a cominciare dal 17 marzo 2017. La preside e tutti quanti noi, il collegio dei docenti, organizzerà una settimana ricca di eventi, singole giornate in
innanzitutto prevediamo appunto 6 giorni di incontri su cui stiamo lavorando, e concordo particolarmente con la dottoressa Rosa Grano in merito a questo allontanamento che c'è per una partecipazione attiva, ma senza la dovuta educazione ai principi fondamentali della democrazia e anche del diritto amministrativo. Ci sembra che questo possa rimanere soltanto un'idea. E a noi piace lavorare in maniera concreta, e quindi attendiamo con orgoglio, perché portiamo un nome veramente la cui responsabilità ci pesa un pochino, quello di Pasquale Stanislao Mancini. Ti attendiamo con gioia l'anno 21, a conclusione, ripeto, di quest'anno, per la definizione più specifica della grande eredità di questo straordinario giurista. Grazie a tutti. L'amministrazione comunale di Castelbaronia ha deciso una mostra insieme alla scuola l'istituto, c'è una mostra giù, basta scendere le scale, che l'ha fatta la scuola. Nella casa di Mancini, nel Palazzo Mancini, c'è la mostra organizzata dal comune, e chiunque vuole può visitare la stanza dove Mancini è nato, e alla fine ci sarà un aperitivo per tutti. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Graz